Eccoci. Allora, io da bravo conduttore mi sono fatto pure la cartellina per oggi pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, sono Ivan Scinardo, sono il direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Porto il saluto di Roberto Andò, che è il direttore didattico, e saluto soprattutto i nostri studenti, il tutor didattico Ruggero Di Maggio, per questo incontro che un po' consolida il nostro percorso virtuoso che avevamo un po' ribattezzato incontri con l'autore, ma in realtà erano degli incontri che noi aprivamo e continuiamo ad aprire alla città, al territorio, immaginando sempre più questo luogo come una sorta di casa del cinema. Per cui riteniamo fondamentale e importante la contaminazione con quelli che sono le professionalità, i progetti che si muovono attorno a questo meraviglioso mondo, e riteniamo utile e fondamentale anche da un punto di vista didattico che i nostri allievi possano conoscere tutto ciò che viene realizzato e prodotto in Sicilia. Casa del cinema significa anche casa del documentario, perché questa è l'unica sede in Italia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi 80 anni di storia. Siamo la scuola di cinema più antica al mondo dopo quella russa, per cui questo è un grande onore, ma anche un onere portare questo grande marchio che è appunto il Centro Sperimentale e quindi la formazione d'eccellenza nel cinema. Noi oggi presentiamo questo bel lavoro di Nello Correale, impegno 10 secondi per tracciare un piccolo profilo su Nello. Dico fra tutti, è il grande animatore assieme a Sebastiano Gesù del Cinema di Frontiera, ed è un festival che consiglio assolutamente a tutti di vedere, di essere veramente partecipe alle numerose attività. Poi magari ne parliamo meglio dopo, ma intanto ci concentriamo su questo importante documentario. Io lascio la parola ad Alessandro Reis, che è il direttore dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo della Regione Siciliana. Alessandro, è questo ovviamente un momento molto intenso e importante per noi e soprattutto per il tuo ufficio, che sostiene la produzione di documentari. Grazie. Ivan, intanto sono lieto di salutare Vittorio Agliata e Nello Correale. Sì, sono anche molto contento di vedere gli studenti del Centro Sperimentale qui. Immagino che loro conoscano il lavoro della Panaria Film e la figura di Francesco Agliata, che non può che essere al centro, diciamo, del percorso formativo di qualsiasi studente di storia del cinema in generale, di documentario in particolare. È uno dei motivi di forte emozione nel vedere questo film è anche quello di ritrovare Francesco Agliata con la forza del suo modo di trascinarci all'interno di qualsiasi argomento, di qualsiasi narrazione. Dicevo, il documentario di Nello, che è un documentario estremamente interessante, è un documentario cofinanziato dalla Sicilia Film Commission, dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, all'interno del programma Sensi Contemporanei che sviluppiamo da anni insieme alla Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Direzione Cinema del MIBACT, un progetto di sostegno attraverso il cofinanziamento di documentari realizzati sul territorio siciliano, ma un progetto di sostegno alla intera filiera del documentario, che parte dalla formazione sostenendo questa fondamentale realtà formativa
formativa nella cinematografia attraverso il documentario, come diceva Ivan, l'unico corso triennale di documentario della Scuola Nazionale di Cinema in Italia, e anche attraverso occasioni di formazione rispetto alla internazionalizzazione del prodotto audiovisivo con taglio documentaristico. Da diversi anni a Palermo si svolgono gli Italian Doc Screenings, che sono il più importante appuntamento di promozione del documentario italiano e di formazione rispetto alle strategie di internazionalizzazione. Questo per contestualizzare meglio il ruolo appunto non episodico della Sicilia Film Commission rispetto al sostegno del documentario, cosa che ha dato dei risultati significativi tanto nella qualità oltre che nella quantità dei documentari realizzati in Sicilia, sia da autori siciliani che da autori non siciliani, quanto nella capacità di circuitazione e di visibilità, insomma, di questi lavori. Ultimo caso, il fatto che, come tutti sapete, l'unico film italiano premiato all'ultima mostra del cinema di Venezia fosse appunto un documentario cofinanziato da noi, realizzato in Sicilia da Federica Di Giacomo, di cui naturalmente dimentico il titolo, ma grazie, Berami. Titolo di lavorazione Libera Nos. Il film di Nello è stato presentato al Festival di Taormina in prima proiezione assoluta, se non ricordo male, quest'anno. Abbiamo avuto modo anche di ripresentarlo in Sicilia Orientale nell'ambito della prima edizione dell'Etna Film Festival questa tarda estate. Questa è la prima occasione di presentazione a Palermo. Naturalmente Francesca Agliata e Vittoria Agliata e Nello Correale parleranno meglio della storia del film e della straordinaria vicenda delle neviere che il film racconta. Una delle cose che io trovo maggiormente stimolanti nel film, al di là del peso specifico, diciamo, della storia, della tranche di storia culturale della Sicilia che racconta, è anche l'uso molto maturo e smaliziato che Nello fa del materiale d'archivio all'interno di questo film, attingendo a repertori estremamente interessanti e addirittura, se non vado errato, diciamo, giocando sul fake, sul falso, archivizzando, diciamo, creando un falso materiale d'archivio con riprese, finalmente dando un senso a quella creazione di una sorta di drammatizzazione della ricerca documentaria che stava un po' all'origine della fondazione di questa struttura scuola di documentario nella sua prima concezione, e che credo che qui trovi un senso invece più forte, proprio anche divertito e molto funzionale alla creazione della la documentazione, diciamo, di una storia perduta. In questo senso mi fermerei e passerei il microfono a Vittoria Agliata, chiedendole di raccontarci la storia fondamentale che la sua famiglia ha avuto nella gestione di una realtà commerciale e culturale così importante come quella della raccolta della neve, e qual è il peso storico, economico e culturale che tutto questo ha avuto, senza dimenticare come anche in questo caso la famiglia Agliata sia stata protagonista di una vicenda in cui la tecnologia è fondamentale, così come nella storia del cinema in Sicilia, nella storia del documentario subacqueo, lo abbiamo sempre ricordato, la storia della Panaria Film sia stata fondamentale nella invenzione della tecnologia della ripresa subacquea,
che appunto è storia siciliana e non è storia francese come spesse volte si è ritenuto. Anche in questo caso, diciamo, lo sviluppo delle tecnologie, come delle tecniche, o per meglio dire delle tecnologie, come lo stesso Francesco Agliata ci racconta nel film, è fondamentale e in qualche modo appartiene a un'elaborazione della famiglia Agliata. Buonasera, grazie innanzitutto a Nello perché ha voluto commemorare così una, appunto con un film che tocca uno degli aspetti di mio padre che sono meno conosciuti e a lui più cari. Sono passati più o meno un anno e mezzo dalla sua morte e questo secondo me è il modo più affettuoso e carino che si potesse trovare per ricordarlo. Mio padre è stato molto fortunato, Francesco Agliata è stato molto fortunato perché è morto a 95 anni e ha avuto modo di vedere una prima parte delle sue scoperte finalmente riconosciute. Cioè, se fosse morto prima, probabilmente non si sarebbe mai potuto prendere né la soddisfazione di vedersi considerato come il pioniere del cinema subacqueo, né tante altre cose che sono successe proprio negli ultimi anni, proprio negli ultimissimi anni della sua vita. Questa delle Neviere è stata una sua passione antica, perché faceva parte della storia della famiglia l'idea che la Sicilia fosse il regno delle nevi e che lui avesse questo titolo di signore delle nevi di Sicilia, e quindi che fosse un'isola immaginata dal mondo come diciamo asciutta e desertica, e che lui avesse questo strano titolo. Chiaramente lo aveva fatto ricercare nel nostro archivio tutta questa documentazione e l'aveva fatto stimolare tutta una serie di persone italiane e straniere, come era il suo solito, perché lui amava fare rete, creare, come aveva fatto con i ragazzi della Panaria, mettere insieme le persone e scatenarle in operazioni di ricerca, come è successo poi con Nello, e quindi lui aveva promosso proprio degli studi di universitari attraverso la professora Cedrini e anche altrove negli Stati Uniti eccetera, per capire cosa fosse questa questione della neve, come la vedremo poi raccontata da Nello, che è stato uno di quelli sedotti e non abbandonati ma sedotti e catturati, no? Da Francesco Agliata, e quindi è come se lui fosse qui con noi oggi a vedere riconosciuto anche quest'altro aspetto, perché lui alla fine poi della sua vita, dopo la fine del mondo del cinema, dopo tante peripezie che lui racconta nelle sue memorie che sono uscite poco prima della sua morte presso Neri Pozza, che si chiamano Il Mediterraneo era il mio regno, lui racconta anche della fase dell'imprenditoria del freddo che ha caratterizzato la sua vita, perché lui è stato anche un principe gelataio, come ci teneva a raccontare, e come è nato in lui questa passione attraverso la sua golosità proverbiale, ma anche la sua passione per la Sicilia, quindi per tutte le cose specifiche della Sicilia, quindi come fare per salvare le tradizioni siciliane del freddo, i sorbetti eccetera, e quindi lui ha inventato anche questo, ha inventato un modo per conservare la morbidezza delle granite, dei sorbetti eccetera, e potendoli surgelare, e racconta nel libro come è arrivato tutta l'idea della surgelazione attraverso il cinema, attraverso i proprietari della Technicolor, lui scopre la surgelazione, no? Quindi la sua vita è una serie di, lui diceva sempre di il caso lo conduceva da una cosa all'altra, e il caso ha fatto sì che poi lui appunto da gelataio riprendesse un'antica tradizione di famiglia, no? E quindi questo documentario è particolarmente affettuoso perché racconta non solo la sua, diciamo, questa sua indagine, ma anche questa antica tradizione che ha visto occupati nelle nostre montagne tantissime persone. Proprio venendo qui mi hanno telefonato degli amici della zona di Contessa Entellina dicendomi: ma sai che anche lì nel Monte Genoardo ci sono delle grotte, io ho dei parenti che facevano questo. Quindi è una cosa che oggi noi non ce la ricordiamo, però è stata fondamentale nell'economia dell'isola, e tutto questo meccanismo è durato secoli e secoli fino a tempi recentissimi, con un impegno di fatica e di cose che serviva poi fondamentalmente alla salute
perché era, non era fatto soltanto per i gelati, era soprattutto, abbiamo la via della neve in ogni città, perché serviva il ghiaccio era l'unico modo per curare per tanti secoli. Quindi bravo Nello, grazie a voi che ci consentite di far vedere a papà questo, perché qui con noi sicuramente questo ulteriore, diciamo così, scoperta delle sue scoperte. E Nello, ci racconterai forse come hai conosciuto papà, forse questa è una cosa che può essere interessante. Buonasera, vi ringrazio e ringrazio il direttore Alessandro Reis, Vittoria gentilissima, per dire una cosa molto semplice. Quello che state per guardare è un documentario semplice, dove non c'è la pretesa del regista di voler aggiungere nient'altro a quello che è un tema che di per sé fa parte della tradizione, dove però questa tradizione che si struttura in memoria, in alcuni casi non è diventata conoscenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che non c'erano documenti a sufficienza per farne dei racconti, e da qui mi ha portato la suggestione a costruire anche una formula, che non è originale, però l'ho utilizzata, di prendere il repertorio, seppur minimo, e di trattarlo per tradurre questa memoria in conoscenza. Quindi, come dire, quello che sta parlando non è il regista, ma uno che fa il regista, nel senso che l'ha fatto per dare la possibilità a questa memoria di diventare conoscenza. Dove nasce tutto ciò? Da una suggestione molto forte, da una delle tante chiacchierate con Francesco, anche ora tardi. Lui era un pioniere, per me era un pioniere, un esploratore, uno che ti portava in un punto, poi ti lasciava da solo e quindi diceva adesso va, e quindi ti poteva dare la possibilità di immaginare. Quindi diciamo che gran parte delle cose che vedete nel documentario sono frutto anche di un'immaginazione comune con Francesco Aliata. Io l'ho conosciuto proprio perché ho sempre pensato che ci sono delle persone che colgono lo spirito del tempo, e Francesco Aliata, quando mi è arrivata attraverso il cinema, attraverso la Panera Film, mi ha dato la possibilità di cogliere, se volete, io non sono siciliano, di cogliere in modo concreto quello che è la complessità dell'animo siciliano. Cioè, da una parte uno che si butta avanti, che riesce a costruire, e dall'altra però che non utilizza al massimo quello che ha costruito, perché ha spazi e orizzonti sempre più ampi. E questa cosa qui la trovo eccezionale, perché vuol dire che ho a che fare con una persona che ha grandi principi, però anche una grande visione. Questa cosa mi dà la possibilità, quando incontro Aliata e con una battuta mi dice: ma lo sai che io lo prendevo un po' così, ci prendevamo, diceva: ma quanti titoli hai, Francesco? No? Me ne ha letti una ventina, poi dice: ma lo sai che io sono anche Signore delle Nevi? Io pensavo che fosse una battuta, e poi da lì nasce una grande chiacchierata che ci è durata per tantissimo tempo, che io ho registrato, perché il mio modo di lavorare è lavorare per appunti, appunti visivi. Poi metto insieme questi appunti e tutti i pezzi che mi mancano li ricostruisco. Se c'è qualcuno che ha già fatto qualcosa di simile, altri film, altri documentari, glieli piglio e me li utilizzo. Se mi manca ancora un pezzo, me li ricostruisco io, lì il fake. Perché l'obiettivo per me è di dare la possibilità ad uno spettatore di seguire una storia, di cogliere una tematica. Io, per me, cioè, io ho sempre visto così il documentario, sinceramente, no? Non l'ho visto in altro modo. Io sono felicissimo di questo, perché questa è già una lezione. Cioè, i nostri ragazzi sanno bene che si parte dalla narrazione, da un rapporto simbiotico anche con il personaggio che devono raccontare. Io ho una curiosità, Nello, quando lui ti ha detto che era il signore della neve o delle nevi, questo è un piccolo dubbio che ho dalla prima stesura al film, delle nevi, tu non sei siciliano, ma gli hai fatto la domanda come mai nessuno prima si era occupato di questo? Allora, io ho i miei uomini a lavana, come si dice, ho subito delle persone, ho detto Scusami Nello, perché la Sicilia, la terra del sole, del mare, del sale, del grano, ha prodotto il ghiaccio per tutto il Mediterraneo e ne ha mantenuto il monopolio del commercio per circa 2 secoli. Cioè, mi rivolgo a voi, cioè, provate a immaginare, io sono rimasto molto sorpreso da queste 2 righe nella sinossi. Questo fa parte anche di uno che è bravo a fare sinossi, però voglio dire, nello specifico, cosa... No, no, no.
No, giustamente. No, succede questo, che a chiunque, soprattutto uno, ma anche a un siciliano, cioè è legato alla luce, come si diceva prima, insomma, alla parte desertica, però la neve è una cosa esotica, esogena, no? dalla cultura. Invece in questo caso, attraverso la storia che mi racconta Francesca Alliato, capisco che è un elemento fondativo di quella complessità che si diceva, no? Poi lo vedrete, quindi non vi racconto, lo vedete nel film, no? Ecco. Per quello che ha dato a me Francesco Alliata, ma perché ho fatto questo, perché ho fatto anche un altro documentario che è I ragazzi della Panaria, e da lì è in arte questo sodalizio, stiamo parlando di alcuni anni fa, non mi ricordo, 12-13 anni fa, no? È che lui forse era il personaggio più adatto per dare, no, le planimetrie ad un regista che si vuole avventurare in un territorio non ancora esplorato. Prima perché ne aveva l'esperienza tecnica, lui con la Panaria Film ha fatto il produttore, però era un produttore, come dire, all'americana, no? Direttore creativo, cioè conosceva anche le tecniche, non è il produttore che si metteva le mani in tasca, no? E diceva ecco adesso le location ce l'avete, avete tutto, no, lui era il produttore che era capace di smontare e rimontare una macchina, perché era anche un operatore, era uno che ti sapeva vedere dentro il progetto tutto quello che poteva valere per il pubblico, perché aveva un occhio molto attento, non a caso la Panaria Film si rivolge subito a un pubblico internazionale quando comincia a girare i film girati in inglese, insomma. Ecco, tutte queste cose qui mi sono state utilissime negli anni, e perché dicevo che è un animo complesso, perché queste cose non venivano mai proposte in modo, come dire, apodittico, oppure ci abbiamo fatto questo e questo sarà per sempre. Lui stesso era capace di mettere in discussione continuamente, no? Questa cosa secondo me è utilissima per chi fa il nostro lavoro, perché il documentario per me è una ricerca, cioè della serie sappiamo tutto di come inizia la storia, però non sappiamo come va a finire. No? Questo secondo me è la cosa più interessante quando si mette mano. Nel caso delle neviere, veramente posso dire che c'era un po' di memoria in circolazione, gli studi della Cedrini, c'erano alcuni lavori che venivano anche dall'estero, però mancavano le immagini, io dovevo fare un film, no? E con i miei uomini alla mano, come dicevo, ho fatto fare una ricerca, ma visto che i siciliani raccontavano di tutto, quello che c'è sotto, le miniere di zolfo, quello che c'è sul mare sopra e compagnia bella, quando si è fatta una ricerca, per esempio, non c'è nessun elemento letterario che ci porti a, no? A parlare di neviere. Non solo, ma non c'erano immagini, vabbè, non c'è un'immagine in movimento, però qualche fotografia la troviamo. Dopo tutta questa ricerca abbiamo trovato una sola fotografia, e la vedrete. Io da quella fotografia poi espando e costruisco il tutto. Questo per dire che se uno vuol fare una ricerca, non è necessario avere già lì tutti i materiali, perché molte volte questa è una ricerca che è più utile per un giornalista che fa un reportage, ma per uno che vuol fare un documentario creativo forse è più utile andarle a cercare queste cose e trovare le linee interne che ti portano poi ad uno spettatore che vuole sapere, ma vuole essere anche incuriosito. Allora quello mette in moto la macchina di chi fa il nostro lavoro, ecco, più o meno. Prego. Il documento fondamentale sul quale si basava mio padre per la questione delle nevi era il fatto che poi la persona di punta, il grande signore delle nevi, il personaggio strategico nel momento di massima potenza di questa attività che esportava fino in Tunisia, a Malta, eccetera, era una donna, era una nostra antenata, Vittoria, si chiamava Vittoria come me, e avevamo questi diplomi, no? Tutto questo materiale in archivio che sono i diplomi dai quali risultava che lei, in quanto signora delle nevi, faceva questo e quell'altro e gestiva i nebrodi, le parti di Buccheri, eccetera. E quindi addirittura al momento di problemi che si sono creati sia a Malta, aveva mandato questi suoi brigantini a Malta con queste nevi. Quindi immaginiamo anche questo appunto come un aspetto di un'imprenditoria femminile, perché attraverso i secoli molte sono state le donne della nostra famiglia che hanno gestito il potere imprenditoriale, e che anche per questo aveva molto interessato mio padre, perché in questi squarci di materiale d'archivio vedremo girate delle scene nell'archivio. Purtroppo il nostro archivio di famiglia è stato selvaggiamente vandalizzato. Vandalizzato, abbandonato, buttato per strada, insomma è stato, e quello che ne rimane, quel poco che ne rimane, lo vedrete, per la prima volta mio padre emozionato entra in questo archivio, finalmente ha accesso dopo avere... Ma è quello di Palermo? Sì, è quello di Palermo.
Perché, sì, sì, perché come lui racconta nelle sue memorie, il palazzo Villafranca dove lui è nato, è vissuto, ha passato tutta la sua vita, fatto, eccetera, viene surrettiziamente donato alla curia, e la quale come prima cosa butta. 1300 anni di archivio per strada. Sottolineiamo queste cose, sì, appunto. Sì, non si butta, cioè io ho trovato sacchi di spazzatura alti così, pieni di carte del 300, eccetera, eccetera, così via. E quindi quelle cose più preziose vengono vendute, e la maggior parte delle casse che risidue, poi che io cerco di fare salvare, mio padre ed io facciamo una battaglia pazzesca, riusciamo a fare salvare quello che rimane, a salvare, eccetera, rimane per anni e anni in scatoloni che marciscono nella gancia. Poi finalmente, dopo un'ennesima battaglia legale, riusciamo a ottenere che vengano messi in un container alla gancia, dove adesso ci sono consultabili da tutto eccetto qua da noi, non si è capito perché. E quindi Nello è riuscito a ottenere il permesso, e noi abbiamo degli emissari, in questo momento ne abbiamo uno che sta lavorando, io ne ho uno che sta lavorando e sta trovando delle cose molto interessanti. Abbiamo degli emissari che nel corso degli anni hanno cercato di lavorare per recuperare le cose importanti che sono la storia della Sicilia. Immaginate le poste della Sicilia, la più importante banca del Mediterraneo, quindi stiamo parlando dal 1500, dal 1300 alla fine del 1500, il Banco Aliato, che era dove oggi c'è la focacceria San Francesco, le nevi, i porti, quindi un'attività imprenditoriale che riguardava tutti i settori, che viene improvvisamente cancellata, buttata. E naturalmente hanno tentato di dire, è stato divertente che poi uno dei documenti che ci ha consentito di anche vincere una battaglia legale è stato il film di Gregoretti, il documentario di Gregoretti, La Sicilia dei Gattopardi. A un certo punto ha questa scena fantastica dove si entra nell'archivio Villafranca e si cominciano a tirare fuori questi faldoni, a spolverarli. Quindi noi abbiamo detto, guardate, questa è una cosa che è datata. Gregoretti ha anche lui testimoniato che aveva filmato da noi, che l'archivio era integro, era perfetto, conteneva tutti questi faldoni che non si trovavano più, non si sono trovati più. Quindi, e oggi purtroppo si stanno vendendo pure anche i mobili, i quadri, tutto, sta sparendo tutto, questo palazzo che è stato consegnato integro e perfetto sta sparendo proprio, è uno degli altri patrimoni della città che si sta perdendo. E questo è, difatti, approfitto di quello che dicesse Vittoria, perché anche le cose che vedete nel film fanno parte di una detection, che, sì, sì, perché la prima volta, cioè l'emozione che troverete nelle parole, nel tono, nello sguardo di Francesco sono emozioni vere, certo, perché è la prima volta che dopo tanti anni poteva rileggere le cose che sua madre scriveva. Allora ci godiamo questo film e ce lo guardiamo insieme, e poi vorrei continuare questa lezione aperta di Nello con voi ragazzi, con tutte le curiosità che potranno uscire fuori dopo la visione del film. Grazie. Anche le mie origini. No, di solito si dice quali sono state le difficoltà. Non ho avuto nessuna difficoltà, perché si trattava di mettere in chiaro quello che mi veniva già da un racconto che era dettagliato da parte di Francesco Aliata, perché lui, ripeto, non è uno storico che mi racconta, non è l'esperto, ma è uno proprio che praticamente, come avete visto, ne conosceva anche tutte le modalità. Il piacere, diciamo, più che la difficoltà, è stato quello di riscoprire continuamente da pochi materiali che ci fosse una memoria grandissima, cioè ogni volta che si andava in un paese, in una parte della Sicilia, tutti ti volevano raccontare una storia. E quindi per me questo è stato più che altro una prima parte, una finestra aperta. Quindi il mio non è un lavoro filologico, non ho, come dire, nemmeno le remore dello storico, cioè cosa ho tralasciato e cosa no. Mi sono fatto trasportare a questo punto da quegli aspetti emotivi, da spettatore privilegiato, che era la mia situazione in quel momento, che raccontavo quella storia. No? Cosa vuol dire questo? Che ho tralasciato, anche dalle cose che ho girato, cose che forse potevano essere esteticamente più belle, più interessanti, perché molte volte ciò che è bello, se si allontana dal reale, non perdono un po' quella forza. E ci sono delle storie bellissime che mi ha raccontato, me ne racconto una che non fa parte del film, che è stata girata. Quando sono stato lì a Fornazzo, nella parte lì sotto l'Etna, a Milo,
una signora mi ha visto che stavo girando e si parlava del ghiaccio e della neve, mi ha avvicinato e ha voluto assolutamente raccontarmi una storia. Mi ha detto, ah, me la ricordo questa cosa qui, quando ero piccolina io faccio parte di una famiglia numerosa, eravamo poveri e compagnia bella, dicevano, adesso vi portiamo su per una granita, mentre i ricchi andavano giù a prendersi la granita. Io non ho capito perché sembrava un gioco di parole. Lei mi ha spiegato che prendevano i bambini, gli mettevano in mano un'arancia, li portavano a fare una bella passeggiata sull'Etna, quando vedevano che c'era neve abbastanza asciutta, la scoprivano, prendevano la parte buona, prendevano la manciata di neve, la mettevano nella mano della bambina, l'altro tagliava l'arancia, una bella spremuta, e questa era la granita. Bene, queste semplicità dà la possibilità a chi, come me in quel caso, che ho documenti, sto cercando tante cose per sviluppare in termini filologici la storia, mi dà la possibilità di capire quanto fosse ancora viva questa memoria. E la cosa più strana è che non è localizzata, come uno possa immaginare, l'Etna alle parti alte della Sicilia, no. È una storia che è presente in tutte le parti, e difatti mi chiamavano da Sciacca, cioè anche noi a Sciacca abbiamo le neviere, ma cioè com'è possibile? Per esempio è possibile già adesso approfondire una storia, che il lato che porta agli Iblei fino a Siracusa sono stati i punti di passaggio più importanti, no, per... E fino a non molti decenni fa Siracusa era un punto fondamentale del commercio. Io la domanda adesso la faccio a voi. Voi questa storia forse in parte la conoscevate, però il fatto che non ci sia ancora, no, un'idea della Sicilia non soltanto legata alla neve, al ghiaccio, ma all'idea della Sicilia di grande intrapresa economica, perché queste erano delle imprese vere e proprie. Perché lo specifico di quello che avete visto, poi l'ho fatto vedere lì in Canada e in altri paesi, l'unico paese in tutto il mondo che ha una filiera così lunga per quanto riguarda la neve e il ghiaccio è la Sicilia. Perché io volutamente ho messo delle cose un po' pop all'interno del documentario, però se ci avete fatto caso sono tutti quelli che raccolgono il ghiaccio già. Quindi poi la filiera è corta, lo raccolgono e lo smistano, lo commerciano. In Puglia, piuttosto che in Toscana, c'è, però non c'è questa elaborazione per quanto riguarda proprio la coltivazione. Difatti si parla di coltivazione della neve. Questo secondo me è un concetto fortissimo che ci fa capire che in Sicilia c'è stata una vera e propria attività economica con una filiera molto lunga, così lunga che quando circa mille nevaioli, io sono stato alla sede della CGIL a Polizzi, loro avevano dei documenti, per esempio c'erano le categorie dei carbonai, dei braccianti, mancava la categoria dei nevaioli. Io ho chiesto a questo signore che aveva più di 90 anni come mai, lui mi ha spiegato perché non c'erano a disposizione dei nevaioli i mezzi di produzione, cioè quello che utilizzava il signore che avete visto, era uno strumento che mutuava da un altro lavoratore che era il carbonaio, per esempio. Per esempio non tutti hanno lo stesso strumento per tagliare, era quello che utilizzava il boscaiolo. Non avendo a disposizione dei mezzi di produzione propria, non c'era neanche una configurazione sindacale, quindi quando ci sono le manifestazioni fino agli anni 50, scendono i scioperi braccianti, entrino i boscaioli, entrano... Era un mestiere vero e proprio. Questo è dovuto, e ho invitato anche alcuni studiosi di università che si occupano di uno specifico, per esempio, è che il P3, il grande P3, che è stato il primo a configurare tutto ciò, ma proprio perché l'ha configurato degnamente, in modo strepitoso, che ha dato grande cultura a noi tutti, attraverso i mezzi di produzione, sfugge anche al P3. Quando noi abbiamo fatto una mostra su questo argomento, siamo andati e abbiamo trovato nulla. Perché? Perché secondo me bisogna fare anche qui un salto, proprio a livello di categorie. Secondo me non è vero in assoluto che se un'attività non ha i mezzi di produzione proprie non è un'attività. Questo lo rende estremamente contemporaneo più che moderno. È come dire che oggi un giovane che stia a lavorare col web o con un'altra non sia un'attività propria. Ecco, adesso non voglio creare un cortocircuito, però quello che mi interessa in questo caso è capire che quando uno fa un lavoro di documentazione, come nel mio caso, questo lavoro di documentazione certe volte serve per sviluppare conoscenza, come detto prima. Per me questo è l'unico senso di un documentario. C'è la memoria, andiamo a caccia, andiamo a illuminare questa memoria e cerchiamo di tradurla in conoscenza.
è anche quello che dà dignità al mio lavoro, sennò perché faccio questa cosa qui? Per togliermi lo sfizio di raccontare la storia delle neviere oggi è un'altra cosa. Questo più o meno. Quindi io l'uso degli archivi è soltanto in funzione di questo. Dottoressa Aliata, io sono curioso di conoscere un po' le sue reazioni emotive nel rivedere questo affascinante viaggio di suo papà, nel maneggiare anche questi libri, in modo affabulatorio. Lui veramente ci fa immergere nei polverosi archivi. Mi ha colpito molto quando riprende quel libro della fine del 1700 e si rifà un po' forse a un'antenata della vostra famiglia, che mette ordine a questa organizzazione, dove appunto abbiamo preso da un'intervista che suo papà gestiva quasi in maniera assolutamente monopolistica. Sì, la cosa molto interessante secondo me è che questo sistema, come dice Nello, partiva dal fatto dal momento in cui si raccoglieva questa neve, si calpestava, cioè, ma arrivava al brigantino. La nostra famiglia aveva questi brigantini velocissimi, con il fondo che era specificamente realizzato perché si potesse mettere questo ghiaccio e trasportarlo al di là del canale di Sicilia, Malta o in Tunisia. Quindi pensate anche a questo, cioè quello lì che stava lì con l'asino non aveva il telefonino per avvertire il brigantino che c'era, che stava arrivando col ghiaccio che non doveva sciogliersi. Quindi in effetti anche un sistema, un'organizzazione complessissima. Per questo poi era così ben e accuratamente custodita questa neve, perché era una responsabilità enorme. Io leggendo queste carte, mio padre le ha raccolte attraverso la sua vita, cioè lui ha avuto sempre questo pallino e ha fatto fare, per esempio, i personaggi che vedete lì, lui li ha costretti a fare le ricerche. Lombardo è un uomo, era un antropologo, e lui gli ha detto: tu devi ricercarti le di Buccheri, tu devi fare la ricerca sulle neviere, e attraverso questo fatto ha scatenato le ricerche e anche la conservazione, perché molti di questi luoghi sono stati poi salvati e custoditi perché è emerso il significato, cioè qualcuno, una persona in ogni posto allertata da Francesco Aliata ha capito l'importanza di salvare questi luoghi. E questa idea di memoria e di avanguardia che caratterizza secondo me gli scorpioni, quelli che nascono sotto il segno dello scorpione, non so perché, ma è così, e molti amici miei sono così, e questa cosa penso che sia l'aspetto che viene molto, molto bene anche fuori nel documentario, no? Il fatto che sei ancorato in questa tua storia, ma questa tua storia ti serve in realtà a realizzare i tuoi sorbetti, a inventare. Lui ha inventato un modo, pensate, lui ha inventato il metodo, cioè ancora la sua invenzione, per far sì che quando il sorbetto o la granita vengono conservati, cioè vengono conservati in un al freddo, quindi trasportati eccetera eccetera, non diventano duri, quindi aperto per poterli consumare immediatamente senza mettere uovo, perché in realtà il sorbetto che si compra generalmente sul mercato contiene il bianco d'uovo. Quindi lui è stato questo studio del gelato si è protratto fino al fatto di volerlo capire bene lui e di elaborare per anni nelle sue macchine in questa sua fabbrica a Catania queste ricette per far sì che questi antichi sistemi trovassero applicazioni in macchine moderne. E quando lui è morto io ho ricevuto telegrammi e lettere di gente di tutte le parti d'Italia che mi diceva: io ho avuto il piacere di creare per suo padre la macchina non so quale, io ho avuto il piacere di essere vicino a suo padre che mi ha fatto lavorare su una cosa straordinaria perché abbiamo inventato insieme questo apparecchietto. Cioè, quindi è di cui poi alla fine neanche lui mi aveva parlato, perché erano tale tante le invenzioni necessarie per arrivare a un risultato. E quindi questo aspetto credo che sia un po' la grande lezione della sua vita, no? Il fatto di dire: dobbiamo guardare al passato, cercare di salvarlo, conservarlo, eccetera, ma perché? Non perché vogliamo farne un museo, cioè, ma perché vogliamo farne la nostra vita, la vita dei nostri figli, il nostro domani. E questo è il problema della Sicilia. Insomma, lui dice che la Sicilia è la terra delle possibilità inesplorate, no? Delle potenzialità inesplorate. E queste potenzialità, se poi noi prima di esplorarle le distruggiamo pure, è finito. Io faccio ancora due domande, poi lascio la parola a voi e permettetemelo. Mi venivano due considerazioni. La prima,
Questo è un lavoro che secondo me ha una alta finalità pedagogica, andrebbe fatto vedere nelle scuole e soprattutto, parlo con Salvo Versace che è dell'assessorato al turismo, mi è piaciuto molto questo itinerario che avete fatto in alta montagna per andare a preparare proprio il sorbetto con la neve fresca in piena estate. E perché non immaginarlo come un tour da inserire nelle promozioni dell'assessorato al turismo? Credo che sia stata già in parte accolta, perché l'assessore, quando l'ha visto Barbagallo proprio sotto casa sua, io quello che continuo a proporre con questo documentario è quello di dire, guardate, negli altri paesi che hanno meno hanno fatto le vie del freddo, per esempio in Francia, dove adesso andrà il film perché l'hanno chiesto e altre cose così, in Canada, hanno ricostruito questi percorsi, sono dei percorsi di conoscenza turistica, no? Però nessuno ha, per esempio come gli Iblei, 24 costruzioni che hanno un valore anche di archeologia industriale, di applicazione delle tecniche, no? Allora, la cosa più semplice è quello che io ho proposto, visto che sono degli itinerari già fatti dalla storia, basta mettere dei totem e segnalarli, quelli che accompagnano, pensate sull'Etna, c'è la Grotta del Gelo, ci sono tutti i percorsi intorno, pensate agli Iblei, ma pensate a tutta la gran parte della Sicilia, perché secondo me è importante per uno che arrivi in Sicilia capire che il mondo è molto più vasto, perché la Sicilia è una piattaforma che aggancia 3 continenti, guardate, ve lo dico che non sono siciliana, la forma che ha è come se fosse un gancio, sotto quel gancio lì c'è una faglia che tiene insieme 3 continenti. E questa cosa qui forse noi ci la dimentichiamo, ma gli altri la riconoscono, perché quando abbiamo presentato ad una convention internazionale questa cosa che avete visto alla fine, non ci potevano credere gli americani, i giapponesi, che questo fosse la Sicilia. Bene, quindi questo è sempre il solito discorso, insomma, cose non esplorate, ricchezze, però questa è veramente una cosa semplicissima, cioè ricostruire questi percorsi, no? Non ci vuole molto. Ma qual è, secondo me, poi il riscontro anche per quelli che fanno il nostro lavoro? Che se tu ricostruisci un percorso del genere, vai a incontrare anche delle persone, scopri anche altre memorie che sono legate a questo. Per esempio, scoprite il fatto che la fatica e il lavoro di alcune persone non è entrata in nessuna parte storica. Cioè, perché? Il ghiaccio che partiva da sotto casa tua, lì davanti, da Termini Imerese, arrivava a Trapani. E non per via mare sempre, certe volte arrivava per via terra. Sapete cosa vuol dire? Partiva un carico di 100 kg e certe volte ne arrivava non più di 20 kg. Cioè pensate un po' che elaborazione emotiva c'è in uno che si trasporta. C'è una storia bellissima, sembra inventata, no? Io l'ho scritto come forma di racconto e per adesso è un racconto. Quando viene quell'aiuto, no? Quando viene lanciato quell'SOS, no? Da Vittoria Alliata all'inizio così, da parte di Malta, perché c'erano i bambini che stavano morendo per la febbre. Pensate, da lì in realtà parte un brigantino, però partono anche le navi veloce del vescovo, no? E questi qui, carico di ghiaccio, dovevano stare sempre lontano dalla costa. Loro sono arrivati nel cuore del Mediterraneo, praticamente per andare a Malta, c'erano 50 gradi all'ombra. Si è sciolto gran parte del ghiaccio, provate a immaginare come se fosse un film epico, no? Un brigantino, sotto i tuoi piedi ci sono alcuni quintali di ghiaccio, coperti con le felci e tutte le altre cose, si sta sciogliendo e tu devi raggiungere questo obiettivo che è quello di salvare i bambini, no? Queste cose qui, secondo me, sono anche quindi delle storie che possono diventare materia, no? Per un racconto, non so come spiegarmi, quindi è tutto collegato. E io volevo riallacciarmi alla domanda sull'archivio all'inizio. Forse non ho capito bene, si diceva all'inizio che non c'era materiale filmico riguardo a questa storia, questi racconti, queste testimonianze, e quindi lei è partito da una foto. Mi chiedo, tutte le immagini bellissime di archivio che vediamo sono in parte ricostruite o sono state trovate da altre fonti? Qual è l'origine di questo materiale? Adesso neanche io più mi ricordo dove ci ho messo le mani e dove non ci ho messo le mani. Sicuramente una cosa è certa, mi ha detto l'altro giorno a Giarre una signora, ha detto finalmente ho capito che l'intelligenza di noi siciliani, perché sapevamo che già a quel momento era importante quello che stavamo facendo, lo stavamo filmando, che mi ha messo in difficoltà poi a dare la risposta. No, è molto semplice, io sono partito da quell'immagine, l'unica che c'è è una foto degli anni 50, no? Che viene dai Monti Blei, non è ancora catalogabile, infatti alla fine ho detto se qualcuno di voi la riconosce come foto fatta da qualcuno, ditemelo. E su quella cosa lì ho fatto una piccola espansione, dove sono andato a cercare dei materiali, soprattutto
fotografici, immagini fisse che negli archivi ho trovato, ma per consonanza, perché non ho mai trovato uno che stava lì veramente a lavorare con la neve e col ghiaccio. Questo, come dire, non c'era nulla, perché non c'era, era quell'unica, no? Poi, intorno a questo, mi sono fatto un racconto, perché a me la cosa che piace è scrivere. Io ho scritto più di 300 pagine per questa roba qui, perché io poi attraverso la scrittura tutto quello che riesco a coprire con le immagini elimino, no? Diciamo, quindi sono rimasti più o meno una 15-18 cartelle, no? di scrittura, quindi tutte queste immagini. Quando io cercavo di capire come dare quel passaggio, mettiamo, del brigantino ad altre cose, o come del passaggio della coltivazione della neve, lì non c'era proprio nulla, anche nei film, nei documentari classici che noi conosciamo, allora a quel punto lì mi sono immaginato di aver trovato, no, da qualche parte una cassettina con del girato e quindi me lo sono ricostruito. Però forse quella cosa che non si nota, però è stato il mio grande sfizio, è che è uno dei pochi film documentari che io ho fatto, non so poi gli altri, dove gli intervistati diventano anche protagonisti, diventano anche personaggi della storia. Quindi tu trovi il professore Romana, teologo, che spiega la storia della neve, poi lo vedi che carica e scarica il ghiaccio. Perché? Perché uso sempre un principio banalissimo. È più semplice spiegare a un pescatore come si fa ad approdare che prendere il più grande attore in circolazione e fargli fare quella cosa. Quindi ho trovato il modo più semplice, quindi gran parte di quelle persone sono persone che sanno, o meno, hanno parte memoria di quello che stanno facendo. Quindi la ricostruzione è tantissima, no? Però diciamo che si combina. Sicuramente tutte le immagini dove voi vedete la neve sono state ricostruite in questo modo qua.